Ti senti spesso stanca, stanco? Hai le unghie fragili o i capelli che cadono? O i muscoli poco tonici nonostante l'allenamento? Sono tutti segni che possono dipendere da una carenza di proteine nella tua alimentazione. Scopriamo insieme in questo video cosa fare. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e con questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Prima di tutto cerchiamo di capire cosa sono le proteine, a cosa servono e in quali alimenti le troviamo. Le proteine fanno parte dei macronutrienti come i carboidrati e i grassi e sono importantissime per il nostro nutrimento e la nostra salute. Dal punto di vista chimico, le proteine sono delle grosse e complesse molecole composte da mattoncini che vanno a costruire come mattoni il nostro corpo. Questi mattoncini sono chiamati amminoacidi e sono tenuti insieme da dei peptidi che sono come un collante. Ci sono diversi tipi di proteine, ognuna con una funzione biologica diversa. Una carenza di proteine nella nostra dieta può provocare dei problemi, se protratta nel tempo anche gravi. Si può cominciare a sentire stanchezza, unghie e capelli fragili, una muscolatura che perde la massa magra, quindi che perde tonicità, carenze ormonali, ridotta elasticità della pelle, aumento di peso, dipendenza dai carboidrati semplici e un lento sviluppo nei bambini. È importantissimo raggiungere il proprio apporto proteico giornaliero. Questo perché ovviamente siamo tutti diversi, quindi ognuno di noi ha il suo obiettivo da raggiungere e ognuno deve integrare e aggiustare il proprio apporto proteico in base al proprio peso, all'altezza, maschio, femmina, a quanto allenamento fa, l'attività che svolge durante il giorno. Se volete, scrivetemi nei commenti, contattatemi privatamente per fare una chiacchierata personalizzata. Bilanciando bene il giusto apporto proteico avremo anche un aumento della sazietà e una riduzione dei picchi glicemici. Ma su questo argomento c'è un video proprio dedicato, vi lascio il link sotto in descrizione. Una cosa importante è proprio distribuire nell'arco della giornata le proteine, perché il nostro organismo più di 25-30 grammi di proteine ogni volta che mangiamo, quindi per ogni pasto, non riesce ad assimilare. Quindi è importante per raggiungere il nostro apporto proteico giornaliero suddividere le proteine nei vari pasti. C'è un rapido calcolo da fare per capire il nostro apporto proteico giornaliero, se vogliamo semplicemente mantenere un benessere generale oppure se vogliamo andare a rimodellare il nostro corpo. E seguite il video fino alla fine per scoprire la formula e il calcolo per il vostro apporto proteico. Ora vediamo in quali alimenti si trovano le proteine. Prima di tutto dobbiamo fare una differenza tra le proteine animali e quelle vegetali. Le prime si trovano nella carne, nel pesce, nei latticini e nelle uova. Le altre invece, le proteine vegetali, si trovano nei legumi o nei derivati della soia come il tofu, il tempeh e altri prodotti che ci sono ora sul mercato. Una cosa importante, i legumi, oltre alla parte proteica, contengono anche una parte di carboidrati, di vitamine e minerali. Quindi se andiamo a comporre un piatto equilibrato dobbiamo fare attenzione e bilanciarlo bene con gli altri carboidrati. A questo proposito c'è un video dedicato proprio al piatto sano ed equilibrato, vi lascio il link in descrizione. La soia fa eccezione, è sempre una proteina vegetale ma diversa dagli altri legumi perché è la proteina che si avvicina di più alla proteina della carne e si può definire un alimento proteico. Ma attenzione, quando comprate degli alimenti a base di soia, controllate le etichette. Nella carne, per esempio, in maggior quantità è contenuta la parte proteica, oltre a lipidi e acqua, ma non ci sono carboidrati. Questo è importante quando andiamo appunto a comporre un piatto bilanciato. Semplificando il tutto, dobbiamo ricordarci poche cose ma importantissime. Dobbiamo mangiare proteine tutti i giorni, più volte al giorno, quindi in ogni pasto, per riuscire a raggiungere il nostro apporto proteico, che per ognuno è diverso. Quindi dobbiamo alternare le proteine animali e quelle vegetali per non andare a sovraccaricare troppo il fegato e i reni. Ma dobbiamo fare attenzione ai legumi perché oltre alla parte proteica contengono anche carboidrati e altre cose. Quindi, come risolviamo il problema? Ci sono tante soluzioni che offre il mercato, dobbiamo semplicemente imparare a leggere le etichette e a scegliere la qualità del prodotto. Anche per chi non utilizza proteine di fonte animale, quindi vegetariani o vegani, ci sono tantissime soluzioni, come affettati vegetali, oppure il tofu, il tempeh.
e altri alimenti contenenti proteine vegetali. La cosa importante, come vi dicevo, è controllare l'etichetta per vedere l'apporto proteico. In base a questo poi andremo a comporre il piatto. Per definire un alimento proteico, in etichetta su 100 grammi ci devono essere più grammi di proteine rispetto ai grammi di carboidrati. Oppure un'ottima soluzione sono le proteine in polvere che possiamo aggiungere ai nostri piatti, quindi alle vellutate di verdura, ai minestroni, a qualsiasi tipo di ricetta, di impasto, oppure semplicemente sotto forma di shake, di budino, come merenda, come colazione. Sul mercato adesso si trovano tanti prodotti, dobbiamo solo fare attenzione alla qualità del prodotto che andiamo ad acquistare. Bene, come promesso, ora voglio darvi la formula per calcolare il vostro apporto proteico, sempre in modo generale, poi come vi dicevo facciamo una bella chiacchierata insieme per capire il vostro obiettivo e creare una soluzione studiata per voi. Allora, le donne che vogliono mantenere un benessere generale devono moltiplicare il loro peso corporeo per un grammo di proteine. Quindi io peso 50 kg, per mantenere il benessere devo mangiare ogni giorno 50 grammi di proteine, suddivise nei vari pasti, come dicevamo prima, colazione, pranzo, cena, eventualmente negli spuntini. Invece, se voglio, come donna, andare a rimodellare, quindi migliorare la massa muscolare, devo moltiplicare il mio peso corporeo per 1,5. E così troverò i grammi di proteine da consumare durante la giornata, sempre suddiviso nei vari pasti. Per gli uomini stessa cosa, per un mantenimento, un benessere generale, si moltiplica per 1,5 grammi di proteine il loro peso. Invece nel momento in cui vogliono migliorare la loro massa muscolare, devono moltiplicare il loro peso corporeo per 2 grammi di proteine. Se vuoi una vita sana, resta aggiornata sui miei contenuti, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se il video ti è piaciuto, metti un like e scrivimi nei commenti per una chiacchierata personalizzata.